Non mi scappare che però dalla curiosità, quanti telai tirate fuori, quanti motori vengono sfornati in unità di grandezza, allora, non il numero preciso, ovviamente. l'anno scorso, che è stato uno degli anni però quasi record per Tartus, l'anno scorso tra vetture finite e kit di trasformazione, perché è stato un anno di evoluzione anche per alcuni prodotti che noi abbiamo fornito nel mondo. L'Halo ha cambiato la storia di Tartus, quindi tante vetture sono state adeguate per poter supportare l'Halo, ma diciamo che in termini di vetture abbiamo fornito circa 200 vetture più 70-80 kit di trasformazione vetture. Guarda Franco, per fare 200 vetture in un anno c'è dietro uno sforzo organizzativo quotidiano, perché poi chiaramente Tartus è un engineering, Tartus in casa non produce nulla, Tartus disegna, progetta, calcola, fa modelli, sviluppa vetture, ma poi tutta la componentistica è costruita all'esterno. In parte in Breda, in parte in autotecnica, però il carbonio, però l'elettronica, però tanta altra parte della componentistica viene fornita da quelli che noi chiamiamo partner. Non li possiamo chiamare fornitori perché ci fa anche gioco chiamarli partner, perché altrimenti non potremmo avere questa spinta nei loro confronti, che è un lavoro costante di chi Stai lavora già in dando una Tartus. chiave di dove potrebbe andare il prossimo allargamento del mondo. Non ti ci voglio portare su un terreno che secondo me è strategico, ma chi vuole capire un po' ha capito. Allora, faccio un esempio per andare nello specifico, ma in era Covid, arrivare alle centraline motore o arrivare al telaio in carbonio è stata un'impresa. Noi dovevamo fornire vetture perché partivano i nuovi campionati di Formula 4, quindi per noi era tutta componentistica nuova e arrivare a forniture di un certo tipo, in era Covid è stato challenging, te lo dico sfidante. Ma post-Covid nulla è cambiato, perché poi alla fine arrivare a quei numeri per noi era difficile, perché c'era una costante comunicazione e collaborazione con i fornitori che dovevano fornirci il prodotto. Quindi ti dico che Tartus, nella configurazione in cui è oggi, quindi con il personale di oggi, le postazioni di lavoro, le strumentazioni, quello che può fare, può arrivare a costruire 250 vetture in un anno. I motori, tra revisioni e nuove costruzioni, parliamo di circa 1000 motori che transitano da autotecnica in un anno. E 1000 motori di nuovo sono un numero importante, perché ovviamente ti richiedono un adeguamento della struttura. Tutti i motori di autotecnica sono testati, rodati e poi deliberati in termini di prestazioni al banco prova. Il che significa che se tu fai 1000 motori in una sala prova, non ce la farai mai in un anno. Quindi richiedono uno sforzo di investimenti per moltiplicare le sale prova. Tanto perché è vero che noi non facciamo uscire un motore da autotecnica senza che non sia deliberato la sala prova. Io dico sempre che la garanzia finisce fuori dal cancello, è motorsport, noi forniamo un prodotto che poi dopo è guidato da clienti, alcuni sono tanto esperti, alcuni lo sono meno. Forniamo un prodotto che è affidato a team che sono sicuramente professionali, ma che noi non possiamo seguire quotidianamente per l'utilizzo dei motori. Quindi per noi è fondamentale garantire un prodotto nel momento in cui esce dall'azienda. Per noi è fondamentale essere certi dell'affidabilità del prodotto che forniamo. Per noi è fondamentale essere certi della prestazione del motore che forniamo. Autotecnica fa un lavoro
che è difficile da comprendere se non si è in autotecnica a vedere quello che succede. Noi siamo fornitore di un prodotto che è il motore di Formula 4, tanto per fare un esempio, che deve uscire dallo stabilimento autotecnica con 172 cavalli, non lo ricordo, poi verrò ripreso dai miei ingegneri, ma 172 cavalli più o meno l'1%, ok? Che vuol dire più o meno un cavallo e mezzo, grosso modo. È come avere una certificazione del motore che esce. Andiamo oltre a quella che è la delibera ed è una certificazione di quella che è la produzione. È una certificazione, esattamente. E so per certo che in realtà gli ingegneri autotecnica cercano di contenere ulteriormente questa forchetta, quindi quando il motore ha 170 cavalli e mezzo in realtà non lo deliberano, in realtà cercano di portare tutti e di far convergere la prestazione lì dov'è. Poi è naturale che l'utilizzo in pista del motore ne determina la durata, ne determina l'affidabilità, ne determina la costanza della prestazione, quindi noi possiamo garantire quello che è il prodotto che esce dall'autotecnica, poi come viene utilizzato chiaramente è qualcosa che va oltre. E questo per noi è un processo fondamentale, perché poi la mia esperienza, adesso torna il motorista che c'è in me, la mia esperienza di motorista che per tanti anni ha seguito dei trofei o dei campionati monomarca, mi insegna che il primo dei 30 che partecipano al campionato e che vince la gara è contento, dal secondo al trentesimo normalmente hanno qualche rimostranza. E nel 99% dei casi la rimostranza è sul motore, perché la prestazione della vettura viene identificata spesso e volentieri nella potenza del motore, no? E quindi lì poi inizia. Per me lo è stato per tanti anni, adesso faccio un altro mestiere, ma quello che è un naturale processo di confronto con i team manager o con i papà dei piloti, che sono i nostri clienti fondamentalmente, perché tu devi con delicatezza e con mestiere dimostrare che il motore ha la prestazione attesa, ma è la maniera in cui tu utilizzi quel motore, quella vettura, che ti fa fare uno step successivo. Ecco, e quindi di essere da imprenditore ci stai girando intorno, conta poi il piede del pilota, per fare riassunto alla breve, perché poi c'è anche chi in questi campionati propedeutici arriva e è un fuoriclasse e le suona tutti con regolarità anche con mezzo cavallo in meno. Io non so se è elegante fare dei nomi e dei cognomi, ma io sono una persona trasparente, quindi le cose che ho in testa le racconto spesso, no? E io ho avuto, lasciami dire, la fortuna di conoscere Verstappen come pilota quando ha fatto la Florida Winter Series, serie organizzata da Lawrence Stroll per allenare suo figlio Lance Stroll, che si approcciava alla Formula 4 e quindi alle monoposto, e aveva invitato alcuni piloti in Florida, nella quale aveva organizzato un campionato insieme alla Ferrari Driver Academy gestita da Luca Baldisseri, e in quel contesto io conobbi Verstappen, non lo conobbi tanto come ragazzo quanto come pilota, e io rimasi, insomma, qualche dato io l'ho visto in questi 20 quasi 5 anni di carriera, e io rimasi impressionato dall'utilizzo del pedale acceleratore, del pedale freno di Verstappen, perché era una gestione on off, non c'era un'indecisione, lui sapeva quando doveva accelerare, sapeva quando doveva frenare, e più capiva la vettura, lasciami dire, e più il gap con gli altri piloti e la differenza di gestione di questi due pedali, ecco, gli altri piloti, visto che tu hai parlato di piede, i pedali gestisci col piede, la differenza di gestione era impressionante. Quindi ci sono piloti che hanno un talento innato, ci sono dei piloti che questo talento lo allenano e che poi fanno la differenza. Quindi io
ho sempre detto ai team e ai team manager, voi avete uno strumento, se non credete a me e alla mia analisi dati, voi potete smontare un motore, lo potete portare dal costruttore, che quello della Formula 4 è l'autotecnica, quello della Formula Renault è Oreca, quello della Toyota New Zealand è Toyota stessa, potete smontarlo, ne avete il diritto, ne avete facoltà, potete smontarlo e portarlo in sala prova per provarne le prestazioni. A quel punto lì, una volta accertata la prestazione, diciamo che la ricerca del decimo che manca va spostata da qualche altra parte. Lasciami agganciare un filo fra il presente e il futuro, restando nel mondo dei piloti. Mi hai visto forse un altro con le caratteristiche, diciamo, tendenziali, non diciamo uguali, tendenziali a quelle di Max Verstappen? È un italiano, un bolognese? È uno che dalla sua, oltre che essere un talento, oltre che aver visto cose che non prima diciamo il nome, Kimi Antonelli, perché sennò Kimi Antonelli, che poi, perché poi sennò suo papà Marco mi chiama e mi dice: oh, cosa racconti? Ma io l'ho visto nascere quel bambino, l'ho visto nascere perché Marco era già cliente di FPT Racing, Milan Tech ai tempi, addirittura guarda che nome ti rispolvero, quando lui aveva delle vetture 156 che faceva correre nei campionati turismo, quindi i motori veniva revisionati a noi. Io Marco lo conobbi lì. Suo figlio l'ho conosciuto, l'ho visto crescere, ma l'ho visto guidare la prima volta che l'ho visto guidare io personalmente. Io nei kart non li ho mai seguiti tantissimo, anche se sono oggi il serbatoio di Tartus, ma lo vidi guidare a Vallelunga nell'evento che la Federazione Italiana e la Scuola Federale organizzano a fine anno per famoso cercare supercorso. Il supercorso federale per cercare i nuovi talenti. Io lo vidi lì e lui guidava per la prima volta nella sua vita una Formula 4 in pista, in una pista come Vallelunga, e Vallelunga non è una pista semplice, e io rimasi impressionato tanto quanto fu impressionato da Verstappen in Florida Winter Series, perché non aveva esitazione, perché lui sembrava che su quel circuito, su quella macchina ci fosse nato, e aveva lo stesso tipo di intelligenza che io avevo visto in Verstappen qualche anno prima. E questa cosa poi l'ho vista nel campionato italiano Formula 4, nel campionato tedesco Formula 4, nel campionato degli Emirati Arabi sempre Formula 4, che poi ha replicato con la Regional, quindi con la Regional Middle East di Davide De Gobbi, e nella frecca del campionato regionale europeo. Ed è stato, credo, esattamente come Verstappen, uno dei pochissimi che ha saltato categorie. Lui è passato dalla Formula 4 alla Formula Regional, adesso andrà in Formula 2. Verstappen è saltato dalla Formula 3 alla Formula 1. E devo dirgli che è come dicevi tu, Kimi ha una gestione della vettura, un'intelligenza nella gestione anche della gara, che non trovi in un ragazzino di 15 anni come io lo conobbi, che ne aveva 14 e mezzo probabilmente, o meglio, conobbi come pilota che ne aveva 14 e mezzo, e non la ritrovi facilmente a quest'età. Anzi, devo dirti, io come Kimi in Italia non ho mai visto nessuno. Allora, mi auguro veramente che sia il pilota che ritorna, che ci permette di tornare ad alto livello nelle competizioni che contano. Ecco, adesso sono sicuro che Marco, appena sente l'intervista, ti chiama immediatamente. Abbiamo ancora 5 minuti 5 e vorrei riservarli al fatto che il mondo Tartus autotecnica è sempre rimasto fuori dalla Formula 1, se non per il discorso di Breda, che forniva attrezzature. Ora, per la prima volta, mettete il piede nel paddock e c'è un cambio di scenario attraverso questo nuovo campionato. Vedo che sorridi, ma con la Formula 1 Academy
status entra nel mondo della Formula 1. Cosa significa tutto questo? Sorrido intanto perché pensavo agli amici Ingegner Dallara e Andrea Pontremoli, con i quali noi abbiamo un ottimo rapporto e quindi sorridevo per il fatto che sì, mettiamo un piede nel paddock di Formula 1, ma in un paddock dedicato a Tatus. Quindi con loro il rapporto è talmente buono. Io sono orgoglioso, lasciami dire la realtà Dallara, sono orgoglioso di essere Tatus con una Dallara come riferimento. Per noi la scuola che prepara i piloti a poi a guidare categorie superiori fatte da Dallara, per noi è un orgoglio, ed è un orgoglio essere consci del fatto che l'Italia fornisce il 90% delle vetture per i professionisti che correranno poi nelle categorie principe, nelle categorie regine. Per venire alla tua domanda, guarda, per noi è veramente un fatto nuovo essere in un pub di Formula 1 costantemente e con una categoria nella quale noi abbiamo creduto fermamente e per la quale siamo stati molto contenti di essere scelti come fornitori della vettura. Nasce come idea di Liberty Media, che ci chiama per organizzare questo campionato, che per noi fondamentalmente non era un'idea nuova, era un'idea che derivava forse già dalla Woman Series, che si correva con dei telai differenti, con i telai della Regional e col motore Alfa Romeo, e che come primo passo per una ragazza, ma così come sarebbe per un ragazzo, di ingresso nel monoposto, era un primo passo un po' troppo azzardato. Da qui evidentemente l'intelligenza di Liberty Media di capire che probabilmente farle partire da una Formula 4 sarebbe stata la chiave vincente, la mossa vincente per far crescere queste ragazze. Ci chiedono delle specifiche dedicate alla loro vettura, quindi l'ala anteriore e l'ala posteriore, per dirla tutta, nascono con delle forme, semplicemente delle forme che possono un po' ricordare l'attualità della Formula 1, e a quel punto lì chiaramente siamo coinvolti in tutto un processo di fornitura, di assistenza tecnica e di analisi dei dati che arrivano da queste vetture, perché l'iniziativa, devo dire, che è un'iniziativa vincente, e cioè è quella di fare un campionato per sole ragazze che poi debbano crescere per arrivare al mondo della Formula 1. Chiudiamo questa prima puntata, perché da raccontare episodi e storie ce ne sono veramente tantissimi. Rispondimi secco a una domanda: vedremo una donna in Formula 1? Sì, no? Non subito. Ok, mi hai risposto. Allora, amici motorsport.com, credo che questa chiacchierata abbia aperto un mondo, il mondo Tatus, Breda, Autotecnica, ma è il mondo di un'Italia che c'è e che dobbiamo valorizzare. È un'Italia che si pone su diversi piani, non si incrociano, Dallara non si incrocia con Tatus, quindi c'è un'attività di collaborazione, anzi di passaggio, no? di situazioni operative, e devo dire che voglio ringraziare Giovanni Delfino della disponibilità. Cercheremo di approfondire ulteriormente con altri interventi su questa realtà molto bella. Ti ringrazio Giovanni, vediamo le domande che vengono fuori e casomai facciamo una puntata anche seguendo quelle che sono le sollecitazioni di chi ci segue. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti.